cambia la tua mentalità. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Prima di iniziare a leggervi il Vangelo di oggi, vorrei comunicarvi che questo è l'ultimo commento della stagione 2023-2024. Riprenderemo poi da lunedì 16 settembre con una nuova bellissima e innovativa stagione. Accogliamo oggi il Vangelo secondo Luca, capitolo 5, dal 33 al 39. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono». Gesù rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno». Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio. Altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi. Altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole». Amen. Carissimi, continuiamo questo bellissimo capitolo quinto di Luca e dopo aver visto la chiamata dei primi discepoli in un modo strepitoso, quindi con un miracolo, la pesca miracolosa avvenuta in un modo illogico, di giorno quando tutta la notte non avevano pescato. I discepoli seguono Gesù, trovano un maestro vivo, vero, che non solo parla bene, ma parla con efficacia, con i segni. Ma un'altra conseguenza di questo nuovo cammino con questo nuovo maestro, Yeshua, Gesù di Nazareth, è la gioia. Tanto che viene anche accusato e accusano i discepoli di Gesù che sono troppo gioiosi. Addirittura non rispettano il digiuno. Gli dicono i farisei, gli scribi: «I tuoi discepoli mangiano e bevono. Sono sempre allegri. Non va bene. C'è bisogno di digiuno, c'è bisogno di una ristrettezza, rispettare tutti i precetti, le norme, la legge». E Gesù dice: «Lo sposo è in mezzo a loro. Non possono digiunare. Lo sposo, quando è in mezzo agli invitati, porta gioia, porta festa». E parla del vino nuovo. Gesù è venuto a portare il vino nuovo e chiede a noi di preparare degli odori nuovi. Questo è il richiamo del Vangelo di oggi per tutta la Chiesa. Lui è il vino nuovo, lo Spirito Santo è il vino nuovo anche oggi. E poiché è Dio, sempre si rinnova ed è sempre nuovo. Non è mai vecchio. L'uomo invecchia, l'uomo stufa, annoia. Dio no. Dio è come se ogni volta si rigenerasse quando viene a noi. Ma soprattutto a noi trasmette aria di novità, aria entusiasmante, di gioia, di piacevolezza. Ecco che i discepoli sono attratti da Gesù perché vedono che c'è qualcosa di diverso dalle altre scuole rabbiniche, dagli altri maestri. Loro sperimentano la gioia, sperimentano la misericordia, la compassione, l'accoglienza senza limiti, sperimentano un'aria di festa. Gli altri non erano abituati. È un cambiamento di mentalità. Pensiamoci oggi, perché le chiese si stanno svuotando? Perché i cristiani in certe parti stanno diminuendo? C'è aria di festa nella nostra chiesa, nelle nostre comunità?
c'è atmosfera di presenza viva di Gesù, quindi gioiosa, così com'era a suo tempo, oppure attenzione alla gioia, attenzione alla festa, e non diamo precedenza al vino nuovo che Gesù anche oggi vuole portare nelle nostre comunità. C'è bisogno di un cambio di mentalità. Simone, che poi Gesù lo battezzerà col nome di Simon Pietro, lui ha già imparato dalla lezione precedente che abbiamo ascoltato ieri: tu non sei più chiamato a pescare dei pesci vivi che dopo moriranno e finiranno nella pancia delle persone, ma sei da oggi chiamato a pescare persone che vivono nella morte, nella tristezza, per portarle alla vita, alla festa, alla gioia, alla misericordia, perché questo è il Vangelo di Gesù Cristo. Misericordia pura che cambia il cuore, trasforma le vite e forma la Chiesa e la comunità. Ecco allora, cari amici, apriamo le nostre mani come segno che vogliamo essere disponibili, vogliamo essere noi quegli otri nuovi e preparare nuovi otri per il vino nuovo che lo Spirito Santo oggi vuole mandare alla sua Chiesa. Vieni, Signore Gesù, voglio mettermi a tua disposizione oggi, voglio essere aperto verso ciò che tu vuoi fare in me, nella mia vita. Trasformami, trasforma la mia mentalità, il mio modo di parlare, di agire, di essere, e concedimi di essere uno strumento nelle tue mani, affinché il tuo regno anche oggi venga diffuso tramite la mia vita, le mie parole, la mia testimonianza, il mio agire. Infondi in me, oh Spirito Santo, questo zelo come i primi discepoli avevano di aver incontrato Gesù e di avere questo desiderio di annunciare che Lui è vivo ed è in mezzo a noi. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora, carissimi amici, oggi che meraviglioso slogan voglio offrirvi. Cambia la tua mentalità. Cambia i pensieri, dalla tristezza alla gioia, da una vita noiosa e affannata e disperatamente alla ricerca di Dio, ad una vita dove Gesù è vivo, è la nostra gioia, è la nostra festa, una vita di misericordia. E la gente ti segue, perché attraverso te incontrerà Gesù. Amen. Oggi, come vi ho detto all'inizio, termina questa stagione 2023-2024 per riprendere lunedì 16 settembre in una nuova location, con una nuova attrezzatura, per venirvi incontro e offrirvi il Vangelo in un modo nuovo, come abbiamo ascoltato oggi. Grazie quindi per come ci sostenete in questo servizio per la parola di Dio. Tra l'altro, oggi è un giorno importante perché è uscito il nuovo single, How Great is Your Mercy, la traduzione in inglese del canto La Tua Misericordia. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme digitali, Shout Koinonia. Inoltre, in questo tempo, su tutti i social, quindi su YouTube, Facebook, Instagram, scrivete qui sotto nei commenti news se volete essere aggiornati sui prossimi incontri che faremo a Biella, a Torino, a Milano, sulle nostre serate bibliche e gli incontri giovani. Scrivete commenti per ricevere un link dove trovate in un'unica pagina tutti i miei commenti al Vangelo del mese scorso con i link rispettivi e gli slogan del giorno. E infine scrivete sostienici se volete contribuire personalmente per aiutarci nei finanziamenti di queste serate e di questi video quotidiani. Grazie davvero per aiutarci. Che il Signore vi benedica e ci vediamo all'inizio della nuova stagione. Carissimi, ecco tre parole chiave da scrivere qui sotto nei commenti per accedere subito ai nostri contenuti.
Digital News se vuoi essere informato sugli incontri che facciamo di preghiera a Biella, Milano, Torino, sulle nostre serate bibliche online in streaming e sui nostri incontri per i giovani Shout Generation. Scrivi commenti se vuoi ricevere il link per vedere in un'unica pagina tutti i video di commenti al Vangelo del mese scorso, compresi gli slogan. E infine digita sostienici se ti piacciono questi video e vuoi sostenere il nostro ministero di evangelizzazione sul web con un tuo contributo. Quindi usa queste tre parole chiave qui sotto nei commenti per accedere subito ai nostri contenuti.